Vuoi acquistare i giochi a prezzi bassissimi? Passa nel link in descrizione. Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Ok ragazzi, mancano due città. Ah no! Ah no! C'è Vinlandia, c'è Sent e Hamishare, che però non mi fa andare a fa questa. Ah no, vero, potenza 250 Winchester. Io andrei a Vinlandia, non so Sei il perché. re della Vinlandia. È un luogo reale o solo una diceria? Diceria o meno, c'è qualcuno che può condurti là in nave. Dice di esserci già stata in passato. Se è disposta a rischiare la sua vita con me e intende affrontare il viaggio, le crederò sulla parola. Si chiama Nessa. La troverai al porto quando vorrai salpare. Andrò ora. La vita di Gorm Kjotvesson finirà dove le Valchirie non potranno trovarlo. È un lungo viaggio, Eivor. Sii cauta. Oh mio Dio, dove stiamo andando? Ma dove cazzo stiamo andando, signori? Allora, se si parla di lui, probabilmente si faranno fuori anche altri dell'ordine. Non so perché. Non so perché, però ho un presentimento strano, non lo so. Buona giornata, straniera. Nessa, vero? Sono Eivor. Randvi dice che sarai la mia guida. È così. Cerchi un passaggio in nave per la terra di San Brandano, non è vero? Randvi l'ha chiamata Vinlandia. È proprio quella. Sarà un viaggio di 3 settimane. Lungo. Arduo, molto rischioso. Se sopravviveremo, sarai ricompensata. Eivor, un'altra cosa. Dovrai sembrare una schiava al tuo arrivo. Se ti vedessero così, potresti destare sospetti. Gorm è a capo del campo, ed è probabile che saranno in molti a essergli fedeli. Buona idea. Mi preoccupo della nostra preziosa Drengra. Che sia chiaro, Eivor. Primo, la nave è mia. Secondo, seguirai le mie regole. Terzo, se seguirai le mie regole, allora vivrai. È chiaro. Bene. Fammi sapere quando sarai pronta e partiremo. Però d'altronde se aspetto troppo, vaffanculo. Pronta a salpare? Lascerò l'equipaggiamento e resterò in incognito. Si va in Vinlandia. Salta su! Partiamo ora! Tre fredde settimane solcando le acque. Oltre monti di ghiaccio e regni di pietra. Terre di saghe. Un lungo viaggio per un solo uomo, Gorm Kjotvesson, figlio del nostro nemico. Cosa sta tramando l'ordine in queste terre oltre il grande mare?
all'aria del capo. Devo muovermi con cautela. Siamo stranieri qui. Tu! Mi sembri la più forte di tutti. Qual è il tuo nome? Yora, di Jorvik. Yora? Nome da giumenta? Mio padre non voleva figli. Che luogo è questo? Newhofen! E non esiste mappa che lo riporti. Ci sistemeremo qui? Abbiamo altri piani. Ci sono troppi selvaggi nei boschi. Sono una minaccia. Fai troppe domande, giumenta. Tu devi solo tenere la bocca chiusa e fare come ti dico io. Ora sbrigati, scarica la nave e aspetta che ti dica Hilde! Dove. Hilde! 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 Non troviamo Olaf. Per Loki, un'altra volta! Non possiamo inviare i rifornimenti a Gorm senza di lui. Oh, trasportate tutte le scorte ai campi più vicini. Ci penseranno gli uomini di Gorm. Li aiuterò. Posso portare tutto ciò che serve a Gorm. Non è il tuo lavoro, giumenta. Sta qui. Rimani al porto e non ti allargare troppo. Chiedi in giro di Olaf. Qualcuno deve sapere dove è andato a cacciarsi. Se trovo questo Olaf, forse scoprirò dove... Necessario? La tua nave parte per lì, sì? No, ho alcun... Non attardarti. Ok. Allora, problema principale. Dal deposito di Gorm. No, quel deposito è un posto terribile. L'hai visto? Caosico. Problema principale, raga. Allora riordina. Perché non abbiamo nulla? Pestato Olaf. L'ha preso a pugni e poi l'ha rinchiuso nel deposito. Sai perché? Perché Olaf l'ha derubato e Gorm l'ha scoperto. Tu non lo faresti mai, vero? No, no. Bene. Smetti di lagnarti e torna al lavoro. Il deposito di Gorm. Posso iniziare da qui? Casse distrutte. È stato qualcuno che perdeva sangue. Trovando Olaf, forse potrei arrivare a Gorm. E potrei farmi un alleato. Qualcuno ha forzato la serratura per fuggire. Sì. O è stato liberato. È un indizio. Qualcuno è passato di qui, in fretta e furia. Sì. Forse si tratta di Olaf. Ok, andiamo avanti, scopriamo altre cose. Comunque, credo proprio che quella facesse parte dell'ordine. Non vorrei dirlo, però. Forse di Olaf. Ok, seguiamo la traccia. Meno male che occhio di Odino mi è rimasto. La vista porta in alto. Bene. Mi è molto utile. Sarà meglio seguirla. Che cacchio ha detto questo? Questi due si comportano come capi. Tanto vale provare. Salute, amici. Forse... voi riuscite a comprendermi? Oia, Gagnatera Geronu. Giocno hoda tiga de giga yungwe. Nessuno parla il norreno? Il sassone? Zazadeguat giga yungwe, yate de wayanderi. Yate yungwa yehri ze onanzini toditni gunra di hantos ne gaa. Giga o zidaa, wa o natsine, giga yungwe. Tigade natnee. Lei è Sinin. Il nome significa intuito. Yanja dahawe giga, zinue oia gagnatera keronu i tres. Danu ahinasku.
ahoya dagenha doga ahuna daroha gegiga. Capito tutto, zii. Altro che i sottotitoli. Sì. Tutto capito. Ci siamo fatti degli amici. Capanne e abiti mai visti. Ma sono ancora Midgard. Il primo tesoro qua. E poi getta il mio occhio. Chi sei tu? Olaf sono, Olaf. Chiamato lo sventurato, ma non crederci. E dove... Promettimi che farai presto. Cosa? Non pugnalarmi alle spalle, Drenger. Come Siegfriedo con il drago, ti prego. Non sono qui per ucciderti. Sono venuta per Gorm. Non vuoi uccidermi? Non oggi. Oh, sta lontana da Gorm, allora. È un essere malvagio, molto malvagio. Perché vuoi incontrare un uomo tanto orribile? È una questione d'onore. E Gorm ha un grosso debito con me. Questo è tutto. Oh, bene. Sì, sì. L'onore conta. Olaf ti aiuterà. Olaf ti sarà di grande aiuto. L'onore è ciò che conta, sì. Ciò che conta. Ho visto segni di lotta al vostro campo. È successo qualcosa tra te e Gorm? Non voglio parlarne. Lui non voleva farmi scambiare cose con il villaggio. Mi ha picchiato e imprigionato. Ma sono scappato, libero, non più sventurato. Sono vivo, sì, sono vivo. Bene, allora portami da Gorm. Non si può. Lui è via, lontano, negli accampamenti, nei boschi, tutti sorvegliati. Chissà in quale campo è. Perché? Vuole insediarsi qui? O sta cercando qualcosa? Cerca, sì. Cerca sempre. E non trova mai quel bastardo cattivo. Come trovo questi accampamenti? Ti faccio vedere. Seguimi, seguimi. E va bene, se proprio insisti. Guarda, là oltre il fiume. Un campo di Gorm. Sono tutti come quello, tutti uguali. Hai detto che sono ben sorvegliati? Oh sì, da guardie forti, guerrieri che attaccano chi non conoscono. Sempre. E sono tutti bene armati. Non come te. Sei armata come una stalliera. Non serve molto per uccidere un uomo. Ma l'acciaio aiuta, oh sì. Non hai torto. Mi servirebbero armi migliori. Olaf ti aiuta. Prendi minerali e pelli e scambiali con armi. Minerali e pelli? Si trovano qui intorno? Sì, sì. Un po' nei boschi e tanto nei campi di Gorm. Dopo puoi scambiare tutto con la gente di qui. Molto facile. Sì, sì. Non comprendo il loro linguaggio. Puoi tradurre per me? Non serve, no. Usiamo i segni. Vai da un mercante e inizia a scambiare. Prendi. Un po' di merce per iniziare. Ti ringrazio molto, Olaf. E finché non ti dirò altro, non parlare di me con nessuno. Forse potrei fare qualche scambio. Ora che sono... Ok. Ma da chi andiamo? Bisogna cercare qualcuno che sia in grado di darci le armi. Ok. A che mi servono le frecce se non ho l'arco? Dai, ti prego, dimmi che c'hai robe. Ah. Non ho capito, è successo.
Dei. Ah, che male. Ma non sono morta. Dove te, Corrie? Dove ho saia che chico? Onde va zeruna te zizerum hiago? Saia. Tu vuoi che io le mangi? Carhaguego io da hiuni ne gani wahiodas. I nostri amici mi hanno curato con le bacche. Gliene sono grata. Sì, sì. E le bacche di Sambuco sono anche buone. E ti fanno bene. Mi sento molto meglio. Le bacche crescono in queste zone. Sì, sì. In tutta questa terra. Qua e là. Sgana. Ne ho un hala gioionere. Yawa. I walks with Tigo. Ayawa say is I at the genha. Otena got this a dohunzoni. Neon hala joyonere. Joyonere zino honda wasserdago. Scavate, animali. Ci attende un potere immenso. Un potere immenso. Gorm Kjotvesson. Sì. Fuori! Fuori! Pronti a tutto. Eivor, morso di lupo. Ho solcato il grande mare per te, Gorm. Non ne sei onorato? Per una sola ragione, vedo. Dannata. Una sola ragione. Cerca di fuggire. Mi fai pena. Nessuna pietà. Sì. Insetto!
Attaccate da dietro! Colpite di sorpresa! Schivate i suoi colpi! Forza! Siate furbi! Ci siamo, signori, ci siamo! Ci siamo! No! No! Questa non è la sala delle 500 porte! Questa non è la dimora dei caduti! Dove sono le donne con i destrieri alati? Dove sono i protettori dei caduti? Tu, la mia nemica! Siamo a Niflheim, gli inferi di nebbia e cielo, dove i caduti senza onore muoiono nuovamente. Dove gli spiriti svaniscono per sempre nella nebbia. Il tuo intervento ci ha condannati tutti, Corvo. Altre menzogne di un bugiardo. Io voglio la verità. Perché l'ordine si è spinto fin qui? Per liberare una dea. Una potente creatura di luce. Sepolta dagli Jotun molte epoche fa. Peccato, Gorm. Non potrai più incontrarla. Attaccate sui fianchi! Ora puoi farti vedere, Ola. Gorm è morto. Gorm? Morto? Per mano tua? Ha pagato per le macchie sul suo onore. Non dirò altro. Torna da tua sorella. Oh, lo farò. Ma prima mi unirò agli indigeni attorno al fuoco. Raccontano storie e io voglio sentirle. Anche se non capisco. Storie, dici? Raccontano le loro saghe? Sì, sì. Raccontano storie. Vieni a sentirle. Zokki, rarondunde wasagohrori ne yotzi zizu. Waharu, hau, toyedene, zinue rodiskaragete, junkquiro taguani. Dehni zarugi totni dagwe. Ya dehni ganare ziosumwaya, danu akwegu gasumwa hunzi. Yotzi zizu, yagode denegwa dawagu, danu rarondode. Yesutne irade. Zokki osumwagu ya untke doda ahyarek dogatka negere. Tundayawasi, rarondo de yasagorege. Osumagu, ya eant dat ne, ne yotzi zizu. Zi wa agoyant dat haje, wa eanahadu, zi nahoda wa egweni. Niat dega derege,
ya ehowe, di ya eant dat ne, di de jutsu wagered us. Oh, regà, se trovate qualcosa un po' più cioè, un po' difficile, scrivete nei commenti, traduco io, non vi preoccupate. Io non ti capisco. Ah, vuoi che racconti una storia? Bene, fammi pensare. Una storia di tradimento, di egoismo e malizia, di dei viziati come bambini. Di tutti i nostri dei, Odino è certamente il più rispettato. È il padre di tutti, il supremo, il re sapiente. Ma per quante virtù abbia, sa anche essere maestro dell'inganno. Egoista, solitario, testardo e crudele. Nei giorni andati, accadde che Baldr, figlio di Odino, morisse per la sola cosa che potesse ucciderlo. Il vischio. Credendo che si trattasse di una disgrazia, Odino inviò un messaggio alla Jotunhel, chiedendole di riportarlo in vita. Ella accettò, ma a una condizione. Ogni creatura dei 9 mondi avrebbe dovuto versare una lacrima per Baldr. Odino mandò messaggeri ai 4 angoli dei mondi, chiedendo che tutti piangessero il ragazzo. E lo fecero, tranne uno. Una Jotun di nome Tok si rifiutò di piangere. «Che El si tenga colui che ha ricevuto!» disse con malizia. E così andò. Baldr fu perduto per sempre. Il suo corpo fu portato su una nave e sepolto a Midgard, tra alberi e rocce. Ciò che Odino non sapeva è che Tok non era che un altro aspetto del dio ingannatore Loki, che egli chiamava amico. Ed era proprio Loki ad aver causato la morte di Baldr, trafitto da un rametto di vischio. Loki aveva tramato con ogni astuzia. C'è chi crede che Loki sia tanto crudele per natura. Altri dicono si sia vendicato per i torti fatti da Odino a lui e ai suoi figli. C'è una terza via. Che tutti questi atti, benigni o crudeli, fossero già intessuti nelle trame delle loro vite. Che noi non siamo gli autori del nostro destino, ma i suoi lettori. E che noi... che noi dovremmo ribellarci a questa idea, perché è assai infausta. Angua gara duha se ne at nowara rau gara, ne ne oh niot ti wata det nowia ge. Gorm ha portato questa pietra oltre il grande mare per uno strano fine. Non ne conosco il motivo, ma credo appartenga a questa terra. Yoskats, gua, rasnu sage. Prendila, custodiscila. Forse un giorno conoscerai il suo scopo. Grazie a tutti voi per il vostro aiuto. Nessuna notizia da qui. Iora di Jorvik, allora, hai finito di sfuggire al tuo lavoro? Non mi chiamo Iora. Io sono Eivor, Drengre del clan del Corvo. E il mio scopo è raggiunto. Scopo? Quale scopo? Gorm è morto! Il troll è morto! Olav! Sorella, festeggiamo! Gorm Kjotvesson è storia! Ucciso da Eivor, amica dei corvi! Eivor delle foreste! Eivor, la salvatrice!
Ma che significa? Per anni ho avuto una lunga faida con Gorm e il suo clan. Ora l'ho seppellita. Oh, gli scaldi ricorderanno questo giorno. Eivor viaggiò a lungo e raggiunse Gorm ai confini del mondo. Saghe o meno, Gorm è morto. E ora vi suggerisco di andarvene. Non c'è niente per noi qui. Io... sì, farò come dici. Gorm era un folle e un violento, è vero. Ma ci pagava in argento e tanto bastava. Fratello, stai bene? Ho temuto il peggio. Sto bene, sì. Oh, benissimo. E potrei rimanere, trattenermi per un inverno o due con i miei nuovi amici. Come desideri. E tu, Eivor, dove andrai? Prenderai il mare con noi o tornerai nei boschi? Salperò con voi. Andiamo. Abbi sempre cura di te, Olaf. In questa vita e oltre. Addio. Addio. La via delle balene si apre immensa. L'ho percorsa per finire una guerra. Forse il fato mi riporterà qui, ma per ora tornerò in Inghilterra. Missione completata. Anche se sono sicuro che qui dovremmo tornare. Salve, Eivor. Sei stata via così tanto. Eri preoccupata? Certo che lo ero. Un viaggio tanto lungo. Hai fatto tutto ciò che dovevi? Sì. Ora voglio concentrarmi su problemi più vicini a casa. Bene. È finita. Gorm è morto. Il clan Kjotveson è stato cancellato per sempre. Bene. Vorrei sapere ogni cosa sul tuo viaggio in Villandia, quando avrai tempo. Un giorno. Ah, ok, veramente finiva così? Va bene. Ottimo. Vorrei vedere la mappa del... Raccontami del Kent. Bassim ci ha scritto. Sostiene di aver trovato quella Fulke e chiede il tuo aiuto. Si è rifugiato alla prioria di Sant'Adriano. Notizie di Sigurd? Nessuna, sembra. Ma se ha trovato la paladina Fulke, Sigurd non può essere lontano. Ok, deciso, vado a Sent. Anche se loro lo chiamano Kent, tipo. Lo raggiungerò al più presto. Certo. Bassim ha notizie di Sigurd. Devo parlargli. A parte che... Doug, Bassim ci ha informati su Sigurd. Presto partiremo per ritrovarlo. Molto bene, Eivor. Finalmente hai pensato di andare a cercare il nostro Jarl. Applaudo il tuo flebile sforzo. Ma io non verrò con te. Doug, non è uno scherzo. Sulla nave. Ora. Qualcuno deve restare qui e gestire le attività dell'insediamento. Poiché tu non fai altro che ignorare questo posto, toccherà a me. Ma fa come cazzo te pare, chi te se incula? Se vuoi restare, così sia. Ma quando Sigurd tornerà, parleremo della tua posizione tra i razziatori. Di pure ciò che ti fa sentire superiore, Eivor. Io so che Sigurd appoggerà la mia decisione. Manchi di fiducia in me da non levare la tua ascia per salvare il tuo Jarl? L'hai rigirata bene, morso di lupo. Va pure, trova lo Jarl e riportalo qui. Cerca solo di non perderti lungo la strada, perché sembra che accada spesso. Non finisce qui, Doug. Parleremo al mio ritorno. Cioè, ma che cazzo vuoi? Non fai niente? Cioè, fammi capire, tu non fai mai nulla? E vieni a rompere i coglioni a me? Ehi, Mordina, eccoti qui. È giunto un messaggio.